la messa crismale che il Vescovo concelebra con i sacerdoti e durante la quale benedice il Sacro Crisma e gli altri oli, è manifestazione della pienezza del sacerdozio del Vescovo e un segno della stretta unione dei presbiteri con lui. A conclusione del cammino quaresimale e alle soglie dell'inizio del Triduo Pasquale, la Chiesa celebra Gesù Cristo, il Messia che il Padre ha unto con il sigillo dello Spirito Santo, perché annunci ai poveri, agli ultimi, ai malati, la buona novella dell'avvento del regno di giustizia e di pace. Il Signore, Re e Sposo, riversa sulla sua Chiesa l'olio dell'esultanza e dell'amore. È l'olio che risana, che incorona, che risplende, che ci rende lampade viventi. Nella Chiesa, popolo sacerdotale, edificata per mezzo dei sacramenti, i presbiteri rinnovano le promesse fatte il giorno dell'ordinazione, continuando nel tempo il mistero di Cristo. Nel nome di Dio rinnovano il sacrificio redentore, preparano la mensa pasquale e, servi premurosi del popolo loro affidato, lo nutrono e lo santificano con i sacramenti. Thank you.
Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La chiesa di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola si manifesta oggi in tutta la sua pienezza e ricchezza. Il popolo santo di Dio, sacerdotale, profetico e regale, viene radunato nella varietà dei ministeri e carismi. C'è il vescovo, il suo presbiterio, diaconi, religiosi, religiose, persone consacrate e fedeli laici. Viviamo questa solenne celebrazione nel giorno memoriale dell'istituzione dell'Eucaristia, per la quale i presbiteri sono stati ordinati. Riscopriamo il dono del sacerdozio per essere segni e strumenti dell'unico sacerdote, l'unto per la salvezza del mondo. Saranno consacrati gli oli per la consacrazione a Cristo dell'intero popolo di Dio attraverso i sacramenti del battesimo, della confermazione, dell'unzione degli infermi, dell'ordinazione sacerdotale. C'è quindi davvero il mistero della Chiesa in questa celebrazione. Vogliamo sentire presenti anche gli assenti, presbiteri che non sono qui per la malattia o per l'anzianità, sono membra vive e attive del presbiterio, perché il Signore ha redento il mondo con la sua Pasqua di morte e risurrezione, per cui anche nella sofferenza, forse proprio nella sofferenza, si accoglie la redenzione del Signore. Un ricordo particolarmente affettuoso e grato, una preghiera ancora più intensa per i sacerdoti che questo anno celebrano l'anniversario di ordinazione. Vogliamo pregare per Don Giardini Michele, Don Messina Alessandro che festeggiano il 25esimo anno, Don Nazareno Bartolucci e Don Verdini Benito che celebrano il 50esimo anno, Don Stefano Betti che invece celebra il 60esimo, Don Angeloni Araldo e Don Tomassini Attilio che celebrano il 70esimo di ordinazione. E poi vogliamo davvero pregare in maniera particolare ed intensa per il nostro vescovo perché celebra i 10 anni di ordinazione episcopale e di servizi in mezzo a noi. Con questi sentimenti partecipiamo a questa celebrazione. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Padre, che hai consacrato il tuo unico figlio con l'unzione dello Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni del mondo della sua opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti e dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, veste di lode invece di uno spirito mesto. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore,
ministri del nostro Dio sarete detti. Io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Sarà famosa tra le genti la loro stirpe, la loro discendenza in mezzo ai popoli. Coloro che li vedranno riconosceranno che essi sono la stirpe benedetta del Signore. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. E nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Grazie a voi e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
sacerdote eterno, consacrato per santificare i fratelli. Sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. La celebrazione di stamani è detta giustamente del Crisma, cari fratelli e sorelle, o degli oli santi. Infatti in essa benediciamo l'olio per il sacramento degli infermi, per il battesimo, il sacro Crisma, per il sacramento della confermazione e del presbiterato. L'olio è dunque il protagonista di questa nostra celebrazione, non però inteso in senso alimentare, bensì come unzione che fortifica, che dà bellezza, che fa splendere il corpo ed è balsamo, medicina per le ferite. Gli oli santi infatti sono destinati all'unzione del capo e della fronte, del petto e delle mani. Sia la prima lettura che il racconto evangelico parlano di unzione con l'olio, come di una consacrazione che attraverso la potenza dello Spirito Santo trasforma e abilita la missione, una missione di salvezza e di misericordia. La seconda lettura dal libro dell'Apocalisse, per parte sua, ci parla di Gesù il Cristo, il Messia, l'unto dal Signore, l'alfa e l'omega della storia, colui che è, che era e che viene e che ci ha consacrati a nostra volta come popolo sacerdotale, a gloria del Padre e a salvezza dell'umanità. L'olio dunque, segno fondamentale di due cose:
di consacrazione e di missione. Di consacrazione anzitutto, segno cioè dell'assorbimento pieno della persona nell'amore del Signore per il servizio del Regno. L'olio impregna, macchia, come si dice, in un modo tutto particolare perché riesce a penetrare nei pori delle cose e della pelle. Non solo ricopre, ma penetra, impregna e possiamo ben dire che trasforma l'oggetto, mescolandosi con esso. In questo senso significa la consacrazione della persona, la totale assegnazione della persona a Dio per il compimento della missione. L'olio in questo primo significato ci ricorda che la nostra vita appartiene a Dio, il quale con il suo amore misericordioso ci è venuto incontro, ci ha perdonato e continua a perdonarci facendoci entrare nella condizione dei suoi figli amatissimi. Ciò è vero per ogni cristiano in forza del battesimo e della cresima. Per noi sacerdoti consacrati e vescovi, in modo particolare per il sacramento dell'ordine ricevuto. Ricordarci questa unzione vuol dire allora ricordarsi dell'amore senza limiti di Dio nei confronti di ciascuno di noi e sentirsi fasciati dalla sua misericordia. Grati al Signore per questo vogliamo però pregare perché ancora scenda su di noi ogni giorno l'olio della misericordia di Dio per essere completamente conquistati perché non possiamo più fare a meno di Lui da quanto è entrato nella nostra pelle. Segno di consacrazione, dicevo, ma anche segno di missione. E questo l'olio ci fa pensare a ciò che il Signore ci ha affidato, una missione di tenerezza e di misericordia. L'olio ha questa proprietà di togliere ruvidità alle cose, di rendere agevole l'articolazione dei meccanismi, permettendo il superamento dell'attrito. Possiamo dunque dire di essere stati inviati ad ungere con l'olio della letizia che è Cristo Signore, affinché ogni uomo conosca l'amore vero e sia in grado a sua volta di amare, senza ruvidità, senza attriti. L'unzione che siamo chiamati a compiere rappresenta la missione della Chiesa e del cristiano nel mondo. Essa consiste nell'ungere di Cristo il mondo, nell'ungere con la santa unzione tutti i nostri fratelli, facendo scendere abbondantemente l'olio della misericordia e della consolazione dentro alla società di oggi, perché si rinnovi e diventi fraternità. Carissimi, viviamo dentro una società violenta e terribile talora. Gli uomini sono accesi, imbarbariti, impauriti a tal punto da reagire spesso senza controllo. La crisi economica e l'incertezza del futuro mettono a dura prova la tenuta psicologica di molti. L'ingiustizia sociale, l'instabilità affettiva e la provvisorietà dei generi e degli amori rende tutti più insicuri e rabbiosi. Il terrorismo così atroce e imprevedibile ci mette dentro un'ansia che spinge a guardare con sospetto ogni diverso da noi. Il martellante, asfissiante circuito mediatico unitamente all'incessante presentazione di una felicità a buon mercato ci riempiono di menzogne e di desideri fasulli e illusori, aumentando perciò frustrazione e risentimenti. Dentro questa società, dentro questo mondo lacerato da dissidi e contese, da prepotenze e ingiustizie, noi siamo chiamati a versare l'olio della compassione e della misericordia, l'olio della tenerezza e della mansuetudine. Sì, carissimi, è nostra missione in questo momento ed è questa la vera profezia di questi tempi, versare l'olio della letizia. Carissimi fratelli, che oggi condividete con me la gioia di vedere raccolti i presbiteri diocesani e religiosi attorno all'altare della nostra cattedrale, vi esorto a pregare per noi ministri ordinati, perché l'olio di letizia della meraviglia per il dono ricevuto con l'imposizione delle mani alimenti incessantemente la lampada della gratitudine, sempre esposta
al rischio di spegnersi. Episcopato, presbiterato, diaconato sono per così dire gli oli santi con i quali Dio continua ad ungere di grazia coloro che chiama a guidare, che gli chiama a guidare, pascere e servire il suo popolo. Questo appuntamento liturgico offre a noi ministri ordinati non solo l'occasione propizia per rinnovare le promesse sacerdotali, ma anche l'opportunità di ravvivare il nostro ministero con il profumo intenso e delicato di una vita santa, perché il Signore ci ha consacrato con l'unzione e ci ha mandati come servi premurosi, prefazio di oggi, a nutrire il suo popolo con la sua parola e santificarlo con i sacramenti. Carissimi consacrati, vi invito a coltivare una profonda vita interiore. La vita interiore del presbitero alimenta il suo ministero. Il presbitero è servo premuroso del popolo di Dio. I ministri ordinati, per quanto comporti la loro debolezza e lo consenta la loro fragilità, hanno la grazia di stare davanti a Dio per servirlo. Oltre a stare coram Deo, hanno pure la responsabilità di servire umilmente e autorevolmente il sacerdozio comune dei fedeli con i quali formano l'unico popolo sacerdotale. Il servo premuroso sa discutere con Dio per intercedere a favore del suo popolo, come Abramo e Mosè, ed è capace di essere guida sicura che non rimprovera ed ammonisce per farsi seguire, ma che precede e affascina con la testimonianza del suo orante silenzio. Vi invito inoltre alla pazienza, nella speranza fiduciosa, evitando la pretesa di raccogliere con le proprie mani quello che si è piantato, tenendo conto del fatto che uno semina e l'altro miete, ma è Dio, solo Dio, che fa crescere. Se con il passare degli anni cresce lo stupore per il dono ricevuto con l'imposizione delle mani, aumenta pure la meraviglia per la fragilità del vaso di creta in cui tutti portiamo il mistero. Sì, vaso di creta, fragile. Leggo da Papa Francesco, Evangelii Gaudium numero 85. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia, ancora Papa Francesco, senza fiducia, ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare quello che disse il Signore a San Paolo: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Il trionfo cristiano, ancora Papa Francesco, è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare, prima del tempo, il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica. Il demonio ladro, ancora Papa Francesco il 2 marzo 2017. Il demonio è un ladro. Credo che cerchi di rubarci la gioia, che è come rubarci il presente e la speranza e l'uscire e il camminare, che sono la grazia che più chiedo e faccio chiedere per la Chiesa di questo tempo. Carissimi, questo tempo non è facile, lo sapete insieme a me più di me, non è facile per noi sotto molti punti di vista. Un periodo complicato delle emergenze, sia del terremoto nelle Marche, che è più grande del sentito, sia della mancanza di lavoro, sia della fatica a unire le forze ecclesiali in corresponsabilità e non solo. Pensa a San Paolo che scrive
agli abitanti di Filippi, leggevo, scrivevo nella lettera di convocazione, dalla prigione, forse a Efeso, è in mezzo a tanti guai, eppure sembra profondamente sereno ed esorta a quella pace che nasce dal sapersi uniti a Cristo, inseriti nel progetto provvidenziale di Dio. Anzi, insiste nell'esortare dalla prigionia a stare lieti sempre nel Signore e invita a far sì che l'affabilità dei filippesi sia manifesta a tutti. Gioia e pace, un binomio che sembra inseparabile, anche perché chi perde la pazienza con facilità è spesso incline ad essere distruttivo della propria e dell'altrui gioia. Non è questo un messaggio da vivere personalmente e da trasmettere in ogni modo in questo tempo pasquale alla nostra gente? Prego, insieme a voi, perché il Signore ci aiuti a prendere in mano le tensioni, le conflittualità, le problematiche pastorali e umane con le quali siamo confrontati, sostenuti dalla certezza che con l'aiuto dello Spirito Santo possiamo rasserenare quanti il Signore ancora ha la grazia di affidarci. Amen. Buona Pasqua a tutti. Carissimi presbiteri, la Santa Chiesa celebra la memoria annuale del giorno in cui Cristo, Signore, comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio. Volete rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione avete fatto davanti al vostro Vescovo e al popolo santo di Dio? Volete unirvi intimamente al Signore Gesù, modello del nostro sacerdozio, rinunziando a voi stessi e confermando i sacri impegni che, spinti dall'amore di Cristo, avete assunto liberamente verso la sua Chiesa? Sì. Volete essere fedeli dispensatori dei misteri di Dio per mezzo della Santa Eucaristia e delle altre azioni liturgiche e adempiere il ministero della parola di salvezza sull'esempio di Cristo, capo e pastore, lasciandovi guidare non da interessi umani, ma dall'amore per i vostri fratelli? Signore. E ora, figli carissimi, preganti per i vostri sacerdoti, che il Signore fonda su di loro l'abbondanza dei suoi doni, perché siano fedeli ministri di Cristo, sommo sacerdote, e vi conducono a Lui, unica fonte di salvezza. Per tutti i nostri sacerdoti, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore, e pregate anche per me perché sia fedele al servizio apostolico, affidato alla mia umile persona, e tra voi diventi ogni giorno di più immagine viva e autentica del Cristo sacerdote e buon pastore, maestro e servo di tutti. Per il nostro Vescovo Armando, preghiamo. Ascoltaci. Il Signore ci custodisca nel suo amore, ci conduca tutti noi, pastori e gregge, alla vita eterna. Amen.
Ecco l'olio dei catecumeni. Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo del tuo Figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, ascolta la preghiera della nostra fede, manda dal cielo il tuo Spirito Santo Paraclito su quest'olio frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione perché quanti riceveranno l'unzione ottengono conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, siano liberati da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventi olio santo, da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedici quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Cristo, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti degni dell'adozione a figli, gustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, Padre Onnipotente, perché benedica e santifichi quest'olio misto a profumo, e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipi della missione di Cristo Redentore. Di ogni vita, autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facessi spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide, misticamente presago dei sacramenti futuri, cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello d'olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono afferrate le figure antiche, quando distrutti i peccati nelle acque del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riapparire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aronne e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rilevò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, quando egli chiese il battesimo a Giovanni nell'acqua del fiume Giordano. Allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in Lui, tuo Figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di Lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai effuso l'olio d'esultanza profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui santo nome è chiamato Crisma, l'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nel lavacro spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri e li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati tempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore, la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che le riveste come re, sacerdoti e profeti.
quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, li renda partecipi della vita eterna, commensali al banchetto della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La potenza pasquale di questo sacrificio elimini, Signore, in noi le conseguenze del peccato, ci faccia crescere come nuove creature, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo, tuo Figlio, Pontefice della nuova ed eterna alleanza. E ha voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovi il sacrificio redentore. Preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola, lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura
per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. E continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine, Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Armando, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Cristo, che detti i tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di pace. Scusate.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
concedi, Dio onnipotente, che rinnovati dai santi misteri, diffondiamo nel mondo il buon profumo del Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Carissimo e stimato Don Armando, nostro padre e pastore di questa chiesa, al termine della messa crismale è consuetudine esprimere al Vescovo gli auguri per le imminenti feste di Pasqua. Penso di interpretare i sentimenti di tutti, tutto il popolo di Dio, i sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati. E due cose vorrei sottolineare. La prima riguarda questa celebrazione: celebrare insieme, fare Pasqua insieme e prendere coscienza della nostra fondamentale unità, dimenticando polemiche, stupide vanità che qualche volta possono renderla più difficile, possono averla resa difficile. L'aver celebrato insieme questa Eucaristia, che costituisce l'Epifania della Chiesa diocesana, ci auguriamo possa concretizzare la preghiera di Gesù, che tutti siano una sola cosa come tu, Padre, sei in me ed io in te. Anch'essi siano una cosa sola. Inoltre vorrei ricordare a tutti, un secondo punto, che il 21 luglio prossimo venturo ricorrono 10 anni dalla sua elezione a vescovo di questa diocesi. Ripensando un po' a questi anni, mi sembra che il suo ministero abbia voluto essere incentrato sulla parola. In fondo è uno dei compiti principali del vescovo spezzare e proclamare la parola. Riporto una espressione di Dietrich Bonhoeffer: una comunità ha bisogno e concede fiducia solo ai servitori della parola di Gesù, perché sa che da questi sarà guidata non in base a sapienza e orgoglio, ma secondo la parola del buon pastore, del pastore bello. La ringraziamo per questo dono con il quale ha accompagnato anche in questa ultima Quaresima il cammino nostro e delle nostre comunità. Continui a guidarci su questa strada, a toccare e riscaldare mediante la parola il cuore delle persone e delle comunità a lei affidate. Le auguriamo una Pasqua gioiosa, di pace e ricca di speranza, che nelle Sante Scritture è uguale a certezza che Cristo è risorto ed è vivo. Buona Pasqua. Ecco, un augurio ai non nominati cresimandi, forse, mi pare, vedo qui davanti ho già cresimandi. Quell'olio crisma serve per voi, sperando che l'unzione vi renda, come dicevo nella prega, meno ruvidi, più meccanismo di velocità nella vita della Chiesa. Poi un augurio particolare ai preti stranieri che stanno o a studiare o in servizio questi giorni, vengono a volte da zone africane soprattutto tempestose proprio, faticose, quindi quell'accoglienza benevola, non giudiziale, quella tenerezza che, senza rubarli al loro popolo, ma in una inclusione con il loro popolo. Dobbiamo davvero, al di là del servizio che ci possono fare, del volto che ci raccontano di un'Africa o di un Estremo Oriente molto martoriato, è un pensiero anche se lontano ai martiri dell'Egitto. Lì il martirio non è solo promessa, è realtà.
Poi i preti anziani già sono stati nominati, qualcuno sta qui. E poi ognuno ha qualche desiderio, qualche bontà, qualche benevolenza, qualche aspirazione, qualche croce, chi non ce l'ha. La presentiamo a Dio perché nel mistero pasquale possa Lui illuminarla, che diventi croce gloriosa. L'augurio finale è che possiamo essere contenti con le parole di Paolo, anche quando fossimo in prigionia o nelle tribolazioni, saper intravedere, state lieti nel Signore. E l'augurio per tutti, a tutte le età, di essere servi premurosi del popolo di Dio. Servi premurosi del popolo di Dio. Poi ci troveremo a pranzo, chi può, e anche bene noi preti, diaconi, una volta all'anno, noi preti più di una volta, però ci troviamo insieme qui al Don Orione, ci ospita nel parcheggio, eccetera. Alla mezza si mangia, speriamo che sia un pranzo veloce, perché poi io dovrei andare in carcere, voi ci avete le vostre celebrazioni, le nostre celebrazioni. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio l'Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Che tocca d'ufficio al vescovo. La vigilia di Pentecoste celebreremo anche in cattedrale la veglia con la consacrazione diaconale di un diacono permanente alla diocesi di Fano, che proviene dalla chiesa di San Pio X. Si chiama Vitali Gabriele, mi pare. Quindi tutti invitati, così celebreremo la veglia alle ore 21. Di nuovo buona giornata.